In collaborazione con Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Benvenuti in un'altra avventura di Agricoltura Veneta. Come avete visto, siamo a Longarone, alle fiere di Longarone. Perché? Perché c'è l'edizione 39 di Agrimont, agricoltura di montagna, un settore che sta combattendo costantemente con lo spopolamento, con la difficoltà di andare avanti, con mille altri problemi, ma che proprio per questo ha bisogno di maggiore attenzione e soprattutto maggiore supporto tecnico. E ora siamo qui a Longarone Fiere con il presidente di Longarone Fiere, Giorgio Balzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto, contento di questa 39esima edizione? Assolutamente sì, è partita molto bene, fra l'altro ci ha onorato la presenza del governatore Zaia, che è venuto all'ultimo momento, ma questo è un sintomo di attenzione. C'era l'assessore all'agricoltura Pan, c'era l'assessore Bottacin, c'era il presidente della provincia, quindi vuol dire che anche le istituzioni hanno a cuore l'agricoltura in montagna, hanno a cuore la fiera di Longarone Fiere, hanno a cuore soprattutto le aziende che sono qui e che espongono tutte le loro opportunità, la loro innovazione, i loro prodotti per un'agricoltura di montagna che sicuramente è più faticosa e più dispendiosa rispetto all'agricoltura normale di pianura, ma che ha il pregio e che bisogna dargli atto che mantiene il territorio in maniera straordinaria, che garantisce la sostenibilità del turismo, perché ovviamente uno non va a fare turismo dove i luoghi non sono a posto, in ordine, eccetera, garantisce comunque l'ambiente, perché quindi fa anche prevenzione sul territorio, perché le pulizie eccetera aiutano. Quindi un grazie veramente sentito alle 140 aziende espositrici che sono presenti, 270 marchi, 13 regioni italiane, 13 paesi europei, quindi vuol dire che la fiera ha il suo fascino e noi cerchiamo di mettere le aziende e i visitatori nelle migliori condizioni per venire a trovare quello che gli serve. Allora adesso noi ci faremo un giro e vi presenteremo questa fiera naturalmente nel corso della puntata, intanto vediamoci i titoli. Il presidente del Veneto Zaia ha aperto la 39esima edizione di Agrimont a Longarone, la rassegna che dà voce all'agricoltura di Pendio, alle sue difficoltà ma anche alla sua presenza essenziale per mantenere integra la montagna veneta. L'inverno si è congedato con una nevicata anche in pianura che ha cancellato semine, ritardandone molte altre, in pericolo la produzione di pesche e albicocche con i fiori bruciati dal gelo. La bocca del porto di Pila sul Po si insabbia a causa delle maree straordinarie e 80 pescherecci e 300 marittimi rimangono sulla banchina, una situazione portata dai marinai a Venezia con manifestazione davanti alla sede del Consiglio regionale. La potatura manuale della vite da tavola, i segreti per ottenere tralci forti e produttivi, ma anche come preparare le aste per l'antica pratica dell'innesto da attuare solo quando la vite inizia a piangere. Molti lo considerano un infestante dei giardini, ma il tarassaco, l'erba dal fiore giallo e di caratteristici soffioni, è una delle piante medicinali più antiche e più diffuse dalla cultura e tradizione contadina che riscopriamo con il nostro agrifarmacista Renzo Gatto. Agricoltura Veneta, riprendiamo dall'Agrimont di Longarone con il presidente della regione Luca Zaia, che sta terminando, dopo aver inaugurato la fiera, sta terminando il giro. Intanto, che impressione per questa fiera? Una fiera strepitosa, invito tutti a venirla a visitare, una fiera che ha un sacco di novità, aziende innovative, meccanizzazione, prodotti tipici, quindi complimenti agli organizzatori della Fiera di Longarone e complimenti anche agli espositori che credono ancora in queste sfide. Ecco, diamo un messaggio all'agricoltura di montagna. È un'agricoltura nella quale noi investiamo, il 35% delle risorse del Fondo di Sviluppo Rurale, del Piano di Sviluppo Rurale, diamo alla montagna. L'agricoltura di montagna non è come la Cenerentola, l'agricoltura di montagna ci dà novità, ci dà ovviamente tutela del territorio e ci dà una tipicità che molta agricoltura intensiva non riesce a darci. Stiamo parlando di un Veneto che fa 6 miliardi di fatturato, 47.000 aziende agricole e 350 prodotti tipici. L'agricoltura montagna si inserisce ad hoc. Il Veneto non sarebbe il Veneto di oggi se non avesse la montagna veneta. A proposito di montagna veneta, adesso vediamo un attimo un siparietto che ha avuto lei con gente, diciamo, dell'Alto Adige, poi torneremo. La
prossima volta mi metterò in. Sei meglio gli infedeli dei fedeli. No, io a dirlo, Tradizione di Lavaredo. No. Allora, questa parte guarda il Sud Tirolo. Dietro guarda parte... anche. Dietro è l'uno. Anche la parte più bella no, è. Avevo detto che su Tirolo, che è Tradizione di Lavaredo. Senta, il commento su questa cosa delle cime di Lavaredo e soprattutto su un tema che è montagna, autonomia, territorio e Alpe Adria magari di pensare. Ma guardi, io direi che noi abbiamo un comprensorio ormai sciistico che non conosce confini. Le Dolomiti per il 65% sono in Veneto, però diciamo che proprio con la candidatura delle Olimpiadi che vogliamo seguire e vogliamo promuovere è quella di candidare il comprensorio sciistico più grande che ci sia al mondo. 1300 km di piste, palazzetti, trampolini, tutto quello che serve per fare un'Olimpiade vera, sostenibile, senza arrivare con le betoniere e buttare ancora cemento in montagna. A proposito di trampolini, il governo prossimo? Speriamo che sia da Olimpiade. O non da salto mortale? No, mai. Grazie al Presidente, adesso invece noi ci vediamo una scheda dedicata alle fiere di montagna nel Veneto. I dati parlano chiaro, l'agricoltura di montagna vive se accompagnata dall'offerta turistica e questa è possibile se sia le aziende che le istituzioni investono nella promozione dei territori e Agrimont, come le altre fiere dedicate all'agricoltura montana, confermano con la folta presenza di espositori ma soprattutto di visitatori la crescita di un comparto di un territorio che comunque continua a vivere nell'incertezza economica, in parte dettata da una sorta di indifferenza della politica nazionale, poco attenta alle spinte autonomiste che sono sfociate in migrazioni dolorose come Sappada. Il futuro del territorio è sicuramente evitare che accadano ancora esempi come Sappada, dobbiamo difendere il nostro territorio e il mio dispiacere è stato sicuramente grande la scelta che il Parlamento italiano ha fatto. Ci ha sicuramente tolto un pezzo del nostro territorio, anche se una parte dei cittadini lo volevano. Vediamo là i risultati fra qualche anno, se avranno avuto ragione loro o forse avevo ragione io a cercare di tenerli qua. Ma per quanto riguarda invece il percorso dell'autonomia, è un'autonomia che è un percorso lungo e difficile. Noi siamo a ruota della Regione Veneto nella trattativa Regione-Stato e poi abbiamo il nostro rapporto diretto con la Regione sulla legge 25. È un percorso che stiamo facendo con le difficoltà che queste ovviamente comporta, ma con grande fiducia perché siamo convinti sicuramente di poter portare a casa dei risultati concreti che porteranno dei benefici ai nostri cittadini bellunesi. Dalle Camere di Commercio arrivano segnali positivi per un comparto con forti possibilità di crescita. Dietro di noi un trattore enorme. È grande quanto il futuro dell'agricoltura in montagna? Ma credo che questo trattore sia un simbolo della potenza del lavoro che deve esserci in montagna e quindi il lavoro della montagna è un lavoro difficile, però ci sono delle opportunità come nello specifico di questo territorio, dai campionati del mondo ed eventualmente dalle Olimpiadi, che possono aprire degli orizzonti perché la montagna non si spopoli, possono aprire degli orizzonti perché questo territorio faccia quel salto di qualità e quel rilancio che si attende da tanti tanti anni. Presidente che non nasconde la delusione per un'economia frenata dalla burocrazia. Siamo saliti su un treno, una freccia rossa 1000, però le linee non sono quelle ad alta velocità. Bisogna che le linee di alta velocità che siano a posto. E cosa intendo dire? Credito, sburocratizzazione, tutti quegli strumenti che vogliono le imprese, digitalizzazione, andare fuori e essere accompagnati da uno Stato che ti segua quando varchi i confini. Questi sono elementi importanti e stabilità politica. Agrimont Longarone, uno dei temi dibattuti nel corso di queste prime giornate della fiera qui a Longarone è il tema dei lupi e in genere degli animali selvatici, con l'assessore regionale Pan che ha fatto il punto della situazione appunto sui lupi. Lei ha detto che la regione si muove in termini politici e tecnici. Sì, abbiamo due linee di azione, che è quella politica, appunto quella di cambiare lo status di animale protetto del lupo in modo che possa essere gestito con un piano di gestione appunto nazionale che permette il prelievo, l'allontanamento di quei soggetti particolarmente pericolosi e che fanno tanto danno ai nostri allevatori. Stiamo aspettando il nuovo ministro dell'ambiente e appena sarà insediato
noi Regione Veneto, ma anche ai colleghi del Trentino di Bolzano e della Toscana, dove ci abbiamo particolarmente questo problema attivo, prenderemo appuntamento appunto per dire al nuovo ministro e alla nuova politica che è lì a Roma, questo è un problema che si è affrontato e deve essere risolto. Ecco, il prelievo si fa dopo aver fatto però la prevenzione, il massimo della prevenzione. Certo, noi comunque andiamo avanti con le azioni di prevenzione, che sono comunque l'assistenza e l'acquisto agli allevatori della Lessinia, dell'Altopiano di Sette Comuni, del Massiccio del Grappa, della Val Belluna, di tutti quei sistemi di protezione e di prevenzione dell'allontanamento dei lupi. Quindi, non so, i recinti a LED, i recinti fissi, sistemi sonori, sistemi luminosi, ce ne sono tantissimi nel mercato. Avete usato i soldi dell'Europa e adesso state usando anche quelli della regione proprio per dare una risposta. Sì, noi dobbiamo dimostrare appunto con questi fondi, con questi sistemi di prevenzione, che la prevenzione viene fatta e quindi non ci sono più scuse né per l'ISPRA né per il governo nel dire che non viene fatta, e quindi hanno solo la possibilità di comunque approvare il piano di gestione che appunto dia un numero fisso di questi esemplari nel territorio e sia supportabile questo numero, quelli in più devono essere allontanati. Ecco, adesso noi ci fermiamo per invece quattro notizie per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura e poi riprenderemo qui da Agrimont. La bocca del porto di Pila, sul Po, si insabbia a causa delle maree straordinarie e 80 pescherecci e 300 marittimi si trovano a terra in tutti i sensi. Per questo motivo, dalle foci del fiume più grande d'Italia i pescatori si sono trasferiti a Venezia, inscenando in questa settimana una manifestazione davanti alla sede del Consiglio regionale. Abbiamo il porto in secca. Con gli scavi non succede niente, bisogna fare gli scavi con le draghe, dragare e fare un scavo profondo per vedere se riusciamo a andare avanti con lo scavo. Pescatori che in quest'area del Polesine riescono a produrre reddito di oltre 20 milioni di euro, sostenendo numerose famiglie, e per questo chiedono con il sindaco di Porto Tolle Claudio Bellan e con l'assessore alla pesca Valerio Gibin un intervento decisivo della regione. Un intervento concreto, un intervento con dighe. E noi abbiamo i pescherecci e di tanto in tanto ci incagliamo nelle secche e non riusciamo ad uscire, ad andare a lavorare, una strada per andare a lavorare. Adesso con la bora si insecca tutto e tutti gli interventi che sono stati fatti precedentemente non sono serviti a niente, perché di mese in mese si insecca tutto. Le piogge, la giornata di oggi praticamente hanno chiuso completamente la possibilità di seminare le bietole, per cui è probabilmente un raccolto che andrà perduto. Addio alle bietole per il 2018. Le gelate fuori stagione hanno compromesso irrimediabilmente questa coltura e ora mettono in serio pericolo anche ciliegi, susini, peschi e albicocchi. Dopo un anno di lavoro si rischia la perdita dei prossimi raccolti. I frutteti precoci, che ne so, albicocche per dire, o anche alcune varietà di pesche, può darsi che risentano del freddo, anche perché per i prossimi giorni prevedono delle gelate notturne e mattutine molto forti, per cui sicuramente saranno probabilmente in pericolo. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero sono inoltre a rischio le primizie di stagione come gli asparagi, che per l'abbondante acqua non potranno essere coperti. Anche le prime patate, seminate dopo la precedente ondata di gelo siberiano, ora rischiano di marcire. Posticipate, si spera non di troppo, le semine di mais e delle altre produzioni estive come legumi, pomodori, melanzane e peperoni. Andrea Gambillara, segretario della FLAI CGL Veneto, ha lanciato l'allarme sul lavoro nero nel settore agricolo. Il numero delle giornate lavorate in agricoltura a Padova, ha detto il segretario, giustifica solo la metà della produzione annuale della provincia e ci fa credere che il fenomeno del lavoro nero irregolare sia a livelli altissimi. L'intervento durante una serata al centro culturale San Gaetano di via Altinate, nella città del Santo. È emerso che il fenomeno del caporalato si è evoluto. Il caporale si fa la partita IVA per crearsi una patina di legalità, sotto la quale però continua a nascondere lo sfruttamento di altri lavoratori. Secondo i sindacati, gli imprenditori dovrebbero collaborare di più per la tutela del lavoro agricolo. Professoressa Flavia Colle, ma cosa ci fa un istituto agrario all'Agrimont?
Da anni noi siamo presenti all'Agrimont, veramente da decenni. Questa è la fiera dell'agricoltura di montagna e un istituto agrario ci sta benissimo all'interno. Senta, voi siete il polso della situazione dell'agricoltura giovane, come sta andando? I giovani, devo dire, noi abbiamo all'interno della nostra scuola quasi 600 alunni, i giovani sia del settore forestale sia del settore della valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio vogliono vivere la montagna, noi siamo anche per l'agricoltura di montagna, vogliono vivere, vogliono lavorare in montagna e per lavorare in montagna l'agricoltura deve essere sostenibile, cioè cosa vuol dire? Devono avere anche un ritorno economico, è questo che noi cerchiamo di dare anche un progetto formativo dopo il diploma. Siamo l'unico istituto agrario della provincia di Belluno e quindi diamo anche delle indicazioni così per avere un po' il polso dell'agricoltura e delle foreste in provincia di Belluno. Abbiamo tre progetti in cantiere adesso che si stanno svolgendo. Il primo progetto è il progetto Bionet. Da anni noi lavoriamo sul Bionet grazie al PSR in rete con altri istituti istituti agrari e salvaguardiamo la biodiversità in provincia di Belluno. Salvaguardare vuol dire, ad esempio, abbiamo dei progetti per la salvaguardia del mais poncio, del fagiolo giallette, degli avicoli, quindi la salvaguardia di alcune specie che altrimenti andrebbero perse. Faremo anche un convegno finale per capire se siamo pronti per un biodistretto della provincia di Belluno. Biologica e giovane, possiamo definirla così, la provincia di Belluno nel futuro? Ma io spero che i ragazzi, lo vedo anche sui banchi di scuola, che hanno sempre più attenzione all'ambiente, perché ricordiamoci, se l'ambiente sta bene, la persona sta bene, perché mangia sano. Bene, adesso noi ci vediamo un po' di pubblicità con anche questa speranza e poi ripartiremo con la seconda parte di Agricoltura Vendita, sempre qui da Agrimont a Longarone. Seconda parte di Agricoltura Veneta, ripartiamo dallo stand dell'ARAV con il presidente Floriano De Franceschi. Presidente, come mai uno stand del genere che è, insomma, voglio dire, un bel impegno? Ah, noi facciamo in tutte le province, si può dire quasi ormai, no? Perché vogliamo tentare di avvicinare il consumatore a mostrare gli animali, a mostrare il nostro lavoro, a mostrare quello che facciamo. Oggi si vive tanto in città, quindi far vedere gli animali, penso, ma non solo gli animali così come razze e come biodiversità, ma anche legato al fatto del prodotto che mangiano tutti quanti, poterlo vedere e controllare. Ma ha successo? Insomma, è il suo discreto successo, abbiamo appena fatto una mostra a Vicenza con un buon successo, ma anche in altre parti, insomma, i bambini, le famiglie sono sempre interessate a vedere gli animali, cosa che non vedono molto spesso. Senta, siamo a Longarone, agricoltura di montagna, allevamento di montagna, come sta andando? Ma l'allevamento di montagna è sempre difficile purtroppo, si lavora in condizioni difficili come tutti sanno, si sta lentamente, ne discutevamo anche prima con il presidente, il nostro governatore, comunque pian pianino si spopola, ci sarebbero necessità di maggiori interventi anche da parte della regione o di altri, speriamo, insomma, diciamo in battuta, speriamo che l'autonomia porti qualcosa, che porti ad avere qualche risorsa in più sulla montagna, che sarà un problema enorme andando avanti. Se non ci sono gli allevamenti nelle zone di montagna, ma l'allevamento proprio degli animali, il problema idrogeologico verrà fuori in tutta la sua ampiezza. Adesso noi ci fermiamo un attimo, vediamo il tarassaco con il nostro agrifarmacista Renzo Gatto e poi torneremo qui ad Agrimont a Longarone. Oggi parliamo di tarassaco o Taraxacum officinale, noto anche col nome di dente di leone, oppure castracan, oppure anche pissacan. Perché questi soprannomi? Beh, perché la pianta nella sua parte aerea è un buon diuretico, cioè fa fare tanta pipì. Diciamo che l'utilizzo per utilizzare questa proprietà al meglio deve essere fatta con le foglie raccolte in autunno. Perché? Perché sono ricche di potassio e durante l'autunno le foglie possono contenere anche il 4,5% di potassio. La radice, altra cosa molto importante della pianta, contiene invece inulina. In primavera molto poca, ma in autunno,
settembre inoltrato, ottobre, può contenere fino al 40% di inulina. Cosa vuol dire? Sono quelle sostanze, fibre, diciamo, non digeribili, di cui si nutrono i nostri fermenti intestinali, quelli che noi abbiamo generalmente. L'utilizzo della pianta in quanto tale serve come colerettico, cioè stimola la funzione biliare, viene utilizzata nel stimolare la funzione epatica. Del tarassaco non si butta via niente. Come si consuma? Si può consumare nella parte più fresca, più tenera, anche cruda. Eventualmente, che poi è anche l'utilizzo maggiore, cotta, come verdura cotta. La radice, ai tempi della Grande Guerra, veniva essiccata, triturata finemente e poi utilizzata come surrogato del caffè. Il caffè a quel tempo o non ce n'era o costava carissimo perché si utilizzavano le radici di alcune piante, compreso il tarassaco. Agrimont è anche cucina, è anche buon mangiare, è anche cuochi contadini. E siamo con il presidente degli agriturismi della provincia di Belluno, Fabrizio Pescosta. Buongiorno. Intanto non è male dire cuochi contadini. No, no, non è un male. Anche se tutti dicono AgriChef. AgriChef è un progetto della Coldiretti nazionale che è partito in Veneto per lo sviluppo dei cuochi contadini, appunto, quindi di quelle persone che prima producono e poi mettono sui piatti dei loro agriturismi i prodotti che vengono fatti in azienda. Ecco, voi qui in queste settimane avete fatto scuola, ad esempio docenti, a famiglie, a genitori, e poi avete fatto anche dei show cooking, che tradotto in veneto significa? Significa promuovere e valorizzare al meglio i nostri prodotti, i prodotti che le nostre belle terre, le nostre aziende ci permettono di far assaggiare ai nostri commensali. E appunto, allora, noi conosciamo i nostri prodotti, noi veneti? Ma noi li conosciamo, ma non ancora bene del tutto, facciamo fatica a conoscerli quasi noi che li produciamo, quindi noi veneti non li conosciamo del tutto, quindi venite a trovarci per poterli conoscere e gustare al meglio. Qualche mese fa abbiamo trattato la prima toilettatura delle piante di viti, cioè a dire eliminare i tralci vecchi che avevano fruttificato, lasciando quelli nuovi. Chiaramente, come vedete, abbiamo lasciato qualche traccio in più, che adesso andremo a potare perché ci servono poi per girarli. Allora, qui ne abbiamo alcuni, cominciamo già a eliminare questi, eliminiamo questa, che sono parti vecchie, e eliminiamo questa qua, però a questa qua io accorcio un momentino lasciando un paio di gemme. Perché ho tagliato a questa altezza lasciando le due gemme? Perché l'anno prossimo da queste gemme partiranno altri tralci che mi serviranno a avere dei tralci nuovi. Adesso passiamo a girare il tralcio. Ecco, piano piano lo modellate, un bel archetto fatto bene, e con stropieo si fa due giri, un giro morto attorno al ferro così non gira via, e si fa questa legatura. Qui io tralascio un po' lungo perché andrebbe accorciato, le tralascio perché vorrei trattare prossimamente gli innesti anche delle viti, e quindi da questi tralci tiro via la parte buona, diciamo, che andrò a innestare su una vite selvatica. Quando si fa questa operazione? Si fa nel momento in cui, una volta dicevano, le piante, le viti piangono. Perché non lo si fa adesso? Perché la pianta non si è ancora svegliata, non ha messo in circolo la linfa e, come si suol dire, non piangono. Passiamo dai giardini agli orti e stalle. Perché? Perché c'è un importante incontro qui a Agrimont che proprio parla di queste piccole produzioni. Siamo con Chiara Bortolas, che è del Consiglio di Amministrazione di Longarone Fiere. Intanto, perché avete deciso di fare questo incontro? Abbiamo deciso come Consiglio di Amministrazione di fare questo incontro per promuovere delle piccole realtà locali, e perché è giusto all'interno di una vetrina importante come Agrimont lasciare spazio anche a chi magari fatica a trovare uno spazio. Appunto, ma c'è tanta fatica perché stanno in piedi queste aziende in montagna. Queste aziende stanno in piedi se riescono a fare rete, se riescono a farsi conoscere non solo nel bellunese ma anche nei territori limitrofi, e soprattutto se si agganciano e non perdono il treno relativo anche al turismo e in particolare all'agriturismo in questo caso. Cosa possono offrire le piccole realtà di montagna, le piccole realtà produttive che le altre aziende di pianura non riescono ad offrire?
Le piccole realtà produttive di montagna garantiscono la produzione di prodotti di nicchia, ma che sono delle nicchie non nel senso che una cosa destinata a scomparire, sono dei prodotti che non vengono coltivati o allevati su larga scala, quindi sono dei piccoli quantitativi, ma che possono far sì che le persone rimangano sul territorio. Queste piccole realtà sono giovani oppure hanno i capelli bianchi? Alcuni sono giovani, altri diciamo sono over 40, magari avevano un'altra attività lavorativa, però hanno sempre avuto una passione per la terra e in particolare per la montagna bellunese e hanno scelto di tornare a viverla in maniera piena, quindi coltivandola e quindi anche mantenendo intatto il suo territorio. E affrontando una fatica che in pianura non trovano. Sicuramente, soprattutto pensando alle aziende del Cadore oppure alle aziende dell'Alpago che vivono magari o allevano degli animali in delle condizioni abbastanza proibitive. Allora seguiremo i risultati di questo incontro con le prossime puntate di Agricoltura Veneta. Adesso invece la linea va al nostro Giancarlo Iannicelli per le previsioni agricole della settimana. Il grosso flusso di aria fredda dai Balcani che ha portato un abbassamento sensibile delle temperature, ancora neve in pianura, questo avrà creato qualche problema proprio per il mondo agricolo, si va attenuando. Naturalmente l'afflusso è stato intenso, quindi il miglioramento avviene lentamente, ma già le temperature stanno riguadagnando e si riportano su valori normali, però gradualmente. La settimana, ecco, prevediamo già per domenica una nuvolosità irregolare inizialmente, ma ancora ampi spazi di sereno, con temperature, ripeto, che raggiungono di nuovo i 12-13 gradi, quindi riguadagnano sensibilmente. Per lunedì ancora una bella giornata, poi per martedì una coda di un sistema perturbato potrebbe interessarci marginalmente, quindi dare una nuvolosità maggiore e qualche breve precipitazione, ma molto, diciamo, non cose molto significative. Poi mercoledì rimigliora, giovedì e poi confermeremo, però per fine settimana pasquale avremo un peggioramento che potrà essere anche sensibile, quindi iniziare da venerdì, poi per sabato, domenica e lunedì potremmo avere una nuvolosità piuttosto intensa, fenomeni di precipitazione anche temporaleschi. Questo è quello che le carte mettono in evidenza oggi, poi questo è da confermare. I venti permangono dai quadranti orientali, quindi questo afflusso di aria fresca, anche se attenuata, e le temperature abbiamo detto, non dovremmo andare più sotto zero in pianura, però le massime cresceranno 12, 13, anche qualcosa in più durante metà giornata, insomma ormai la primavera ha preso piede. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico, per finire è previsto mosso, localmente molto mosso, proprio per effetto del vento da est. È tutto. E siamo giunti alle conclusioni, siamo tornati con il presidente Giorgio Balzan. Allora presidente, bellissima fiera, tante cose, mancava qualcosa secondo lei? Ma manca sempre una fiera, non è mai raggiunto il suo traguardo finale sicuramente. Si può sempre migliorare, da parte di Longarone Fiere dobbiamo assolutamente migliorare quella che è la nostra struttura, che è vecchia, e qui chiediamo aiuto anche alla Regione Veneto, che era oggi presente con attenzione e ci ha detto che vuole darci una mano insieme alla provincia, insieme al Comune di Longarone, i nostri soci. Questo è un aspetto che dobbiamo fare noi, perché chi venga qui si trova in condizioni ottimali per esporre i loro prodotti. Poi dobbiamo, da un'altra parte, per ulteriormente far crescere la fiera verso il quarantennale, dobbiamo investire in promozione, perché dobbiamo promuovere la fiera in tutta Italia ancora di più e dobbiamo riuscire a portarla nelle case di tutti gli agricoltori, non solo gli agricoltori ma anche gli appassionati che il pomeriggio si dedicano all'agricoltura casalinga, e quindi far sì che le aziende abbiano visitatori di qualità, vendano i loro prodotti e siano soddisfatte. Senta presidente, però come dire, voi avete sinergia con Santa Lucia di Piave, però Santa Lucia di Piave fa la sua fiera agricola, non è che andate un po' in contrasto? Ma assolutamente no, perché comunque sono due agricolture diverse, perché una parliamo di pianura, parliamo di macchine, mieti trebatrici da 10 metri di che qui certamente non possono lavorare, quindi sono due specificità particolari. Abbiamo un bel rapporto di collaborazione, condividiamo i calendari, questo è importante, e io sono stato all'inaugurazione della Fiera di Santa Lucia, ho visto che c'è un rapporto proficuo, dobbiamo farlo crescere e
due fiere non fanno male, anzi. Per il prossimo anno cosa si augura invece per l'agricoltura di montagna? Ma mi auguro che ci sia attenzione da parte delle istituzioni, quindi in primis la Regione, che mi pare comunque ha già dedicato dei fondi attraverso appositi bandi. Auguro che sia una stagione proficua dal punto di vista della produttività. Auguro soprattutto che ci sia anche da parte dell'Unione Europea qualche certezza per queste nostre aziende agricole, cioè una goccia all'anno, ma che non ogni anno cambia il tipo di goccia, ma che sia sempre una goccia che aiuti veramente a diventare autonomi sotto l'aspetto gestionale. E noi invece ci auguriamo che passi presto il suo infortunio. Ma quello è un problema minore, passerà senz'altro. Grazie. E con questa battuta si conclude questo appuntamento con Agricoltura Veneta. Arrivederci a tutti alla prossima settimana e alla prossima avventura. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.